Buongiorno chef! Buongiorno Mary, buongiorno! Ah, vi confesso un segreto, chef Mary mi ha preparato un piccolo panino con del prosciutto. Buono, buono, buono. Adesso ho finito di mangiare. Ce n'era bisogno. Buongiorno in regia, Giada De Gregorio, buongiorno a voi pubblico. Rinnoviamo i saluti e c'è come di consueto la Fuchsia Bag. Che contiene gli ingredienti della ricetta di oggi. Oggi chef. Un bel primo con sapori decisi e forti. Allora, sapori decisi e forti, ma soprattutto una cucina facile, veloce. Cipolla alla Mariù. E quindi cominciamo con la cipolla. Guarda, dobbiamo far togliere questo simbolo qua e fargli mettere Mariù, la tua faccina. Mariù, facciamo così, eccola qua. Cipolla alla Mariù, perché dammi. Risponde, coniuga due elementi importanti. Il primo, che già tagliuzza, la seconda, le mani restano profumate. Brava. E non hanno quell'odore intenso e della cipolla che poi molto per togliere bisogna lavare, lavare, lavare. Molto funzionale. Ok, poi abbiamo ancora, cioè, primo che sale, questo? Formaggio non primo è... sale. Mai usato, no. Oggi lo useremo. Mai usato. Lo faccio assaggiare. Primo sale. Primo sale. E ancora i fiammiferi. Di speck. Ok. Chef, va di lei, va di, va, va di, vadi, vadi, vadi. Va di lei, va di lei. Allora, ravioli al tartufo. Va di lei che mi sto ancora gustando il panino, va di bello, lei. Bello, bello, bello. Poi ci stanno i porcini che non potevano mancare oggi come sapore deciso. E poi c'è quello che lui nasconde a casa. Bello, bello, bello. Anche se sono astemio. Già, lui lo nasconde a casa. Quando viene qua utilizza le ricette proprio perché questo ingrediente ci sia, di modo che strada facendo ne compra più di purtroppo uno no. E ne fa uso e abuso, no, perché, mi sa. Perché eccolo uno qua. Vengo in motorino, non avrei modo ecco di qua. Poterlo bere. Due, ma se l'altra volta era aperta e non abbiamo tutto due, potuto dire. Due, oggi ho dimenticato di farmi dare le cannucce alla cassa. Ah, questo è grave. Perché devi sapere che questo lo trovi sullo scaffale, le cannucce te le danno in cassa. Giustamente, perché c'è perché qualche... Potresti consumarlo. Esatto. Spesa facendo. Quindi, buona idea. E io ho dimenticato le cannucce, quindi non potevo berlo e l'ho portato qua. Anche perché sono astemio, Mario. Ma tu lo dici qui, però secondo me... Dai, si scherza. Chef, allora, la ricetta di oggi abbiamo detto che è un primo piatto. Abbiamo già cominciato ad inserire la cipolla tagliata con dell'olio, quindi che ricetta sarà? Vi siete fatti un'idea? Un primo piatto sicuramente. Sì, ma quale primo piatto? Sarà, guarda, vediamo, vediamo allora la ricetta di oggi. Vediamo, no, qui ravioli, tartufo, speck e porcini. Gli ingredienti sono... 500 g di ravioli aromatizzati al tartufo, 400 g di porcini, specca ma fiammini, sempre questo 400. Cipolla, primo sale. Potevi mettere il vino bianco. Potevi mettere cipolla Mariù, cipolla alla Mariù. Guarda, ci ho pensato, però era però, troppo bruttino, sai. No, hai ragione, anche perché comunque l'ingrediente, cioè, nel senso che fuori è DMD, per cui non è giusto. Però alla Mariù, tra parentesi, è un invito Mariù, a farlo. La prossima volta così, ci penserò. Per i nostri telespettatori, ah, va bene, non devo tagliuzzare la cipolla perché c'è la cipolla alla Mariù. Chef, no, ottimo, lo farò. Va bene, va bene. Tutti gli ingredienti alla Mariù le scriverò. Tra parentesi, alla Mariù, quindi vuol dire che il tempo allora, è proprio un millesimo di secondo nella realizzazione. Padella antiaderente, olio extravergine, rigorosamente bio. Bio, perché, sì. Altro un olio. Altro poco, ho visto che era poco. Sicuramente dopo la cipolla ci vorranno i fiammiferi. Vedi che si impara a cucinare. Massimo, grande, cominciamo allora. Aspetta. Dai, perché dobbiamo. Dobbiamo cuocere un attimo la cipolla. Ancora? Sì. E sfumarla col vino bianco. Perché nei porcini non si aggiunge. L'abbinamento porcini e tartufo, perché comunque i ravioli, sapori forti, decisi, il raviolo è ripieno di tartufo. Sai, serata, pioggia, freddo, camino, un bel film, una bella serie TV, moglie, marito, eh? E poi basta qua, fermiamoci e qua, poi perché basta, poi il resto ci vuole il bollino rosso, ci vorrebbe il bollino rosso, ma anche del vino rosso. Del vino rosso, secondo me il bollino rosso, dopo il vino rosso non ci vuole, perché te ne vai a letto, vai a dormire. Ma no, quindi quel il vino rosso dopo, no, il bollino dai, rosso. Quel mezzo bicchiere che... Io so astemio. Che dà quel po' di colore, un po' di vivacità alla serata. Ma io penso che te dopo dormi. Allora, io farei prima il porcino. E per questo motivo che abbiamo scoperto già da allora non è essere astemio, voglio dire. Capito? Bravo. Hai capito perché devo, Giada devo è astemio? Devo essere pronto. Deve essere vivace.
quando prepara un buon piatto dei sapori intensi come questo che sta preparando quest'oggi. Poi la cosa bella di questa cipolla, se una cosa passiamo dal bollino rosso alla cipolla, cambiamo discorso. Vabbè, chef. La cipolla, guarda qua, rimane bella, intera, non si sfalda, come piace a me. Proprio come piace a te, croccante. Fare vedere quello che cuciniamo, quello che c'è nella padella, senza mappasoni. Però chef, a molte persone la cipolla cubettata comunque intera infastidisce. Ma guarda, ti posso assicurare che dopo averlo sfumato col vino bianco è finita la cottura, diventa un po' più cremoso. È più psicologico che al palato. Ok, comunque un piatto veloce, 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 veloce da preparare in pochissimo tempo, in pochissimi minuti. Gli ingredienti ve li abbiamo suggeriti. I ravioli hanno 4 minuti di cottura, più semplice e veloce di così. Più tempo per... Non li so fare, ragazzi. Più tempo. C'è rimasto il brodo, la passione al brodo. Sempre quello alla mani, tra l'altro. Bravo, tra l'altro. Più tempo di portare all'ebollizione l'acqua, piuttosto che proprio la preparazione del piatto. Un piatto che comunque ha la sua bellezza nel sapore, perché il protagonista è il sapore, però un sapore molto intenso, dovuto all'abbinamento del tartufo che ritroviamo nella pasta fresca, dei ravioli e comunque questi funghi porcini. Intensifica ancora di più il sapore la presenza di questi fiammiferi di speck. Un'aggiunta di dolce, possiamo dire, che dovresti, è proprio il basilico. Dovresti fare il blogger culinario. Blogger culinario, ma sì, potrebbe essere che domani se mattina 9 non seguirà, ma che noi siamo qua mattina 9. Anche perché ultimamente siamo diventati tanti. A proposito, non è mai abbastanza per essere sempre più ne siamo, meglio esatto, per cui vi invitiamo contestualmente, siamo anche in diretta sul web, ma vi invitiamo a mettere un like sui nostri social, quindi sia sulle nostre pagine di Facebook Mattina 9, ma anche su Instagram, c'è la nostra pagina Mattina 9 e lì troverete tutti i nostri servizi, tutte le nostre interviste, troverete tutti i piatti cucinati e preparati da Chef Ferio, tutte le nostre anteprime, tutti i tanti personaggi, tante fotografie, insomma, più ne siamo meglio è, perché la condivisione deve crescere, sì. Mattina 9 deve crescere, tra l'altro noi abbiamo compiuto da poco 4 anni di vita, siamo veramente dei fanciulli, bimbi bimbi, e ne siamo già tantissimi ad amare questo fanciullo, questa creatura. Caliamo questa la pasta. Bambina. Questa allora, bambina, guarda, piccola abbiamo piccola. Abbiamo calato la nostra pasta. Sì. 4 minuti di cottura, io vi consiglio un attimino prima. Deve borbottare così intensamente, vivacemente? Sì, perché il porcino ha bisogno di il mood di questo piatto, comunque Giada, non so se tu sia d'accordo con me, è vivacità. Mary. Intensità e vivacità. Prendetelo sotto forma di tutti i significati che possa, possa essere. Ecco, la vivacità del piatto, la vivacità, ecco, dell'atmosfera che vi abbiamo dei sapori intensi. Ma anche dell'atmosfera che vi abbiamo suggerito. Sì. Quindi un tetta. Candela, divano, calore. Moglie tranquilla. Marito nostro... tranquillo e simpatico. Noi siamo sempre tranquilli. Ma che? Siete noiosi? La sera siete noiosi? Io siete sera, stanchi? Quando avete rientro sonno? In casa, rientro con la banda di musica. Ma troppo per banda di musica pure può essere fastidioso, perché oppure, sei vinto. Oppure con Albano che canta Felicità sotto fuoco. Ecco, la per esempio di Giada, entrare in casa. La canzone anche, quindi abbiamo proprio scelto proprio la lo scenario ideale, la canzone. Felicità. Un bicchiere di vino. E il camino. La felicità. Felicità, quindi scoliamo a 3 minuti. Quindi vi invitiamo anche a mettere come sottofondo musicale, se vi piace, la bellissima coppia Albano e Romina Power, una coppia intramontabile. Vabbè, però oggi comunque tra loro chissà si se non capisce niente. Chissà se, vabbè, tra una coppia Albano, vabbè, perché si entra nella modernità, oramai la storia si è evoluta anche per quanto riguarda la coppia, no? Merime. Bisogna avere le vedute ampie. Look me. Parlo proprio io poi. Ok. Allora, il primo sale, questo? Decido di metterlo sul fondo. Allora, shock termico. Brava. Shock termico di Chef Ferio. Ho creato un mostro, signori miei. Non sei tu a dire questa cosa. Non ti rubare le battute altrui. Guarda. E restare vicini come bambini la felicità. Bellissimo, bellissimo. Felicità. Ci vuole il camino adesso, Felicità. Ci vuole il camino. Passa che va,
Grazie alla nostra regia. Che cos'è la grazie felicità? Grazie Giada. Che bello questo momento. Allora, noi vi auguriamo che questa sera possiate trascorrere veramente così la serata con chiamate in questa maniera. E io stasera quando torno al ristorante metterò sottofondo Albano e Romeo, ti giuro lo faccio. Diteci allora se stasera... guarda, se mi ricordo lo posterò pure. Stasera al ristorante di Chef Ferio mangiando sul serio con Albano e Romina. Con Albano e Romina Power, il piatto di oggi e tanti piatti. E le coppie pagano la metà. Giada, hai sentito? Stasera sai quante ne arrivano stasera. Giada, sentito? Questi vengono veramente. Le coppie pagano poco. Ok. Ho detto la metà. La metà, io ti volevo aiutare. Poco e poco. Quindi, sulla supervisione di Giada, le coppie pagano a metà prezzo questa sera. Quindi, ricordate, segnate questa data, questa puntata. Dite, ho visto la puntata di oggi su Facebook. E quindi, Chef Ferio mantiene le promesse. E? Quindi un piatto di felicità, io ringrazio allora per la sua presenza, allora, in questo caso musicale, soprattutto quest'oggi, la nostra regista Giada De Gregorio che ci ha fatto compagnia con Albano e Romina Paola e felicità, un piatto che rende felice, basta. Lo voglio, anche la prossima volta voglio il sottofondo musicale, è bellissimo lavorare con questo sottofondo musicale, guarda. Io adoro lei, guarda, è bellissimo. Guarda, si lavora, potrebbe anche durare 3 ore questa. Che bello, grazie, grazie per questa bellissima allora, sorpresa. Cercavo, ecco. Non ti distrarre però. No, solo la firmetta. Wow! Sempre. Possiamo dire che è un tripudio di sapore, è una bellezza di è piatto. È un piatto pieno di felicità. Pieno di felicità con un piatto tradizionale, sapori tradizionali, però c'è questa innovazione con questo formaggio. Primo sale, ma è un piatto pieno di felicità perché l'abbiamo fatto sempre pensando a loro. Noi vi auguriamo tanta felicità da ricreare così come vi abbiamo suggerito o nella maniera che più ritenete opportuna con le persone che più amate. Grazie Chef. Grazie a te. Chapeau, grazie. Spegnete Giada. Il camino prima. Prima di attenzione. Mi raccomando. Vivacità e vino rosso se vi va. Ok. Esatto. Ciao, io vi saluto da qua. Ci vediamo prossimamente con Chef. Tanti bacini Mariu.